Vogliamo approvare la finanziaria entro dicembre. L'economia ha cominciato a riprendersi e con una manovra che diventa operativa nei tempi giusti possiamo supportarla al meglio. Queste le dichiarazioni dell'assessore alla programmazione Raffaele Paci. Inizieranno infatti da domani gli incontri fissati dall'assessore per condividere le linee generali della manovra. L'obiettivo è quello di riuscire ad approvare la legge entro la prima metà di ottobre in giunta ed entro dicembre in consiglio regionale per evitare il ricorso all'esercizio provvisorio. Si inizierà con i capigruppo di maggioranza, mentre mercoledì Paci incontrerà i rappresentanti degli enti locali. L'agenda prevede poi il partenariato economico per giovedì. Nella manovra del 2018, spiega Paci, non tocchiamo le imposte e non si paga il ticket in sanità, come avviene invece in altre regioni. Per quanto riguarda gli accantonamenti, prosegue l'assessore alla programmazione, lo Stato continua a trattenere una cifra spropositata, 684 milioni di euro l'anno, quindi, nei prossimi mesi, conclude Paci, e comunque prima dell'approvazione finale della finanziaria 2018 occorrerà fare scelte politiche nel caso non dovessimo ottenere risposte adeguate alle proposte d'intesa che da febbraio vengono presentate al Governo. Sassari e Nuoro sono tra le prime 10 province italiane in cui si registra un ritorno alla terra degli under 35, emesso da una ricerca dell'Union Camera presentata a Milano nell'ambito del villaggio Coldiretti. Secondo l'analisi, a fine giugno 2017 sono poco meno di 57.000 le imprese agricole e dell'industria agroalimentare guidate da giovani, il 6,8% in più rispetto al 2016. Un dato molto significativo se si considera l'andamento complessivo del settore che continua a perdere ogni anno qualche tassello. Sono 812.834 le imprese agroalimentari totali registrate alla fine di giugno scorso, 2.481 in meno rispetto a giugno 2016. L'impresa giovanile agroalimentare rappresenta il 7% del sistema produttivo. Al primo posto nella classifica nazionale la Sicilia. Sono più di 30.000 quelli registrati a fine giugno scorso, l'8,1% del totale delle imprese del settore. Ma nelle prime 10 posizioni figura Nuoro al quarto posto e Sassari all'ottavo. Nella provincia nuorese i giovani rappresentano addirittura il 16,5% degli imprenditori agroalimentari del settore, battendo per una volta le province del nord Italia che non raggiungono il 3% del comparto agricolo. Iniziamo insieme un cammino. Con queste parole, pronunciate durante l'omelia nel Duomo di San Nicola, Monsignor Gianfranco Saba ha salutato tutti i fedeli e il clero della diocesi di Sassari. Ieri pomeriggio la città ha accolto il nuovo arcivescovo, che prima del rito di insediamento ha sostato in raccoglimento nella Basilica di Saccargia e poi nel santuario di San Pietro di Silchi per alcuni minuti di preghiera di fronte alla Madonna delle Grazie. Alle 16.30 l'atteso incontro pubblico con i giovani della diocesi in Piazza d'Italia. Presente il sindaco Nicola Sanna, che è intervenuto dando il benvenuto al nuovo arcivescovo, ha preso la parola Monsignor Saba, che ha lanciato subito un'iniziativa e un messaggio da condividere su WhatsApp. Alcuni locali a due passi dall'Episcopio saranno destinati ai giovani, che potranno così instaurare con lui un rapporto diretto. Ambienti già individuati e che presto saranno ristrutturati. Ciascun uomo dovrebbe avere il cuore di un giovane, sempre aperto a tutti, ha detto Monsignor Saba, che ha aggiunto, costruiamo una chiesa che sia a casa. Al termine è partito il corteo che a piedi ha accompagnato il nuovo arcivescovo fino alla chiesa di San Giacomo, dove era allestita la sacrestia. Intorno alle 17.30 ha preso il via nel Duomo di San Nicola il suggestivo rito di insediamento, a cui è seguita la solenne concelebrazione eucaristica, la prima presieduta in cattedrale da Monsignor Saba. Erano presenti le massime autorità civili e militari del territorio, tutti i sacerdoti della diocesi e i vescovi della provincia ecclesiastica sassarese, tra cui Sebastiano Sanguinetti, presule di Tempio Ampurias, diocesi di cui Monsignor Saba è originario. È stato l'arcivescovo uscente padre Paolo Azzei, dallo scorso 27 giugno amministratore apostolico, ad accompagnare il suo successore alla cattedra sull'altare e a consegnargli il bastone pastorale. Da ieri pomeriggio, Monsignor Gianfranco Saba è così ufficialmente il nuovo arcivescovo di Sassari. Presentata alla stampa la promo autunno 2017, ritorna a Sassari la fiera campionaria della Sardegna. Ai nostri microfoni Gavino Sini, presidente della Camera di Commercio Sassari Nord Sardegna e l'ideatore della Kermesse, Claudio Rotunno. L'anno scorso è stata quella che noi definiamo un po' il numero zero, è stato l'evento dove si sono potute settare anche le criticità di una fiera che ritornava dopo tanti anni e che quindi
poteva veramente presentare più ombre che luci. Invece l'anno scorso è andato bene, quest'anno, che potrebbe essere considerata la vera prima edizione, tutti i dati ci stanno dicendo che sarà sicuramente un risultato migliore rispetto all'anno scorso, ma ci servirà soprattutto per capire quale investimento fare insieme al territorio e insieme alle imprese del territorio per consentirci uno spazio dove ancora la materialità e l'incontro fisico ha la sua rilevanza, la sua importanza. La fiera è alla sua seconda edizione, c'è un sold out per quanto riguarda la vendita di tutti gli stand. Se avessimo avuto 1500 metri quadri, 1000, avremmo venduto anche quegli spazi. Ormai ci attende soltanto pochissimi giorni dall'apertura della fiera Promotunno e siamo pronti. Osilo ha ospitato la manifestazione conclusiva del premio letterario intitolato quest'anno al canonico Manuta Crispo. Nato dall'interesse e la cura dell'Associazione Culturale Salotto Letterario e della sua presidente Giovanna Elias, che si propone di promuovere e incrementare studi e ricerche attinenti la tradizione popolare e culturale del paese, il concorso è giunto alla 12ª edizione e si articolava in 3 grandi sezioni: poesia narrativa saggistica, narrativa e saggistica per ragazzi, premio speciale. Tutte le opere dovevano attenersi al tema Sardegna e dintorni e durante la premiazione la sala ha ospitato una mostra di arti figurative di autori locali, sculture, dipinti, gioielleria. La giuria ha riconosciuto come autore emergente Vanni Lai, finalista al premio Calvino con il suo Le tigri del Goceano, e premiato come libro dell'anno Sciardane Sardegna di Gianni Ugas, oltre ad aver assegnato altri diversi riconoscimenti. Ai vincitori sono stati assegnati in premio lavori artigianali, tessuti e manufatti che sono creati, come dichiara con calore la presidente del Salotto Letterario Giovanna Elias, dalle abili mani delle donne osilesi. Durante la serata Alessandro Dore, presente in rappresentanza delle autorità osilesi, ha comunicato che anche grazie a questo premio ad Osilo è stato conferito dal CEPEL, Centro per il Libro e la Lettura, il riconoscimento di Paese che legge. Dopo 37 anni ritorna a Cagliari il basket di Serie A. La Pastacellino ha battuto Biella 82-79 con una prestazione di cuore e grinta. Ai nostri microfoni Roberto Rullo, autore di una grande gara. È stata una bellissima partita in un'atmosfera fantastica. Il mio sogno, e credo il sogno di tutta la mia squadra, è quello di vedere questo palazzetto pieno da adesso alla fine dell'anno, perché noi siamo carichi, la gente è carica. Stiamo aspettando che Deshaun si unisca a noi e sono certo che con il suo arrivo saremo ancora più competitivi. Siamo una squadra giovane e non possiamo permetterci di essere mosci o abbatterci se andiamo sotto. Quindi dobbiamo prendere questa partita come esempio e l'arrivo di Deshaun deve essere per noi un maggiore stimolo per fare ancora meglio. Coach, come hai visto la tua formazione all'esordio? Sono stati loro bravissimi a tenere la testa lì quando siamo andati sotto di 6-7, adesso non ricordo bene, forse anche 8 se non sbaglio, e a recuperare piano piano a recuperare, c'era ancora tempo, gliel'ho detto c'è tempo, andiamo avanti, giochiamo. Però abbiamo dovuto anche cambiare un po' la difesa e devo dire bravissimi i giocatori, perché sono riusciti su una cosa che non avevamo mai fatto in allenamento, sono riusciti a farla. E ha dato qualche frutto, perché poi Ferguson, se non sbaglio, un tiro l'ha sbagliato e ci ha permesso poi, Ferguson sbaglia, chi lo fa, di portare a casa questa vittoria. Però sono stati tutti molto bravi, da Simone Bonfiglio, che purtroppo ha giocato poco, in su, tutti bravi, perché hanno fatto, ognuno ha messo un mattoncino quando c'era da metterlo. Organizzate dalla società SASPO di Cagliari le giornate che hanno portato all'assegnazione dei titoli italiani per società. Il CIPE era rappresentato dal suo vicepresidente e anche presidente nazionale del FISPES, Sandrino Porru, che abbiamo intervistato per Canale 12. Beh, una giornata fantastica, direi. Intanto un bel sole che ci ha accompagnato con un bel tempo che insomma non era così scontato per questo periodo qua, ma poi soprattutto una grande festa dovuta da questa chiusura in qualche modo di un anno sportivo importante con questi campionati per società, dove oggettivamente qui si toglie un po' il succo di tutto quello che è stato il tutto il lavoro di un anno. Credo che sia un momento importante anche per quel che riguarda intanto la ripresa finalmente delle
l'entrare in campo di Oni Tapia, che l'avevamo infortunato, un atleta top level, medaglia d'argento a Rio de Janeiro nel lancio del disco, e ha esordito insomma questa stagione qui nella ripresa dopo l'infortunio, addirittura con un record italiano, migliorando di oltre 50 cm la sua misura personale. Credo che ci siano un po' tutti gli elementi per dire che la FISPES è una federazione dove l'atletica leggera è veramente viva e potrà sicuramente cullarci su quelli che sono dei grossi traguardi sportivi di cui ci allieteremo sicuramente. Il Panathlon Club e Sassari premia la carriera di Giampaolo Galleri, uomo di sport e mentore del volley cittadino. È il nostro appuntamento mensile nel quale noi invitiamo sempre dei personaggi di spicco che possono dare un contributo a quelli che sono i nostri obiettivi, che sono quelli della diffusione dei valori universali dello sport. Non sono solo valori sportivi, l'amicizia, il rispetto, la solidarietà. E cerchiamo di dare un messaggio anche alla nostra città, perché lo sport sia un veicolo di educazione, e si può fare lo sport come educazione e l'educazione nello sport. Nel senso che, per esempio, noi abbiamo una delle carte fondanti della nostra istituzione, che è la carta dei diritti del ragazzo e dei doveri dei genitori nello sport. Per cui cerchiamo, nella nostra modesta attività, per quanto sia supportata da un'attività del Panathlon Club internazionale, cerchiamo di dare il nostro contributo affinché questi valori si diffondano e soprattutto contribuiscano a fare in modo che i ragazzi vivano in un ambiente sano e che abbiano un aiuto per poter crescere con questi valori che sono fondamentali: l'educazione, il rispetto, l'amicizia e la solidarietà. Voglio leggere tre cose che saranno alla base della mia relazione stasera, che sono la morale della Silvio Pellico. Non si produce a lungo un discorso, anche se soltanto sportivo, se non si ha convinzione di essere nel giusto. Non si educa alla sportività se non si è onesti. Non si mietono successi se non si predica la fiducia e l'umiltà.